sono persone che, nonostante tutto, restano sempre allegre, felici, propositive. Non è che queste persone non sentano dolore, non hanno problemi, ma non sentono la tristezza, o non sono insensibili, non hanno vite prive di problemi, ma riescono a non farsi sopraffare dai sentimenti negativi e a godere comunque delle cose positive della vita che rimangono in ogni situazione. Ecco alcuni comportamenti caratteristici di questo tipo di persone che emanano queste vibrazioni positive. Sono abitudini che possiamo cercare di imitare quanto possibile se vogliamo accrescere la nostra energia positiva e diventare sempre più positivi, più forti nella nostra positività. Il primo comportamento tipico di queste personalità è che tendono ad apprezzare la vita per quello che è, in accettazione definitiva. Non solo accettazione, ma l'apprezzano per quello che è. Sono persone che hanno imparato a sviluppare un senso di quasi di meraviglia nei confronti della vita, concentrandosi sulla bellezza di ogni cosa, come fare bambini, cose che magari da adulti man mano li va perdendo. Loro rimangono con questa meraviglia per le cose belle della vita, lo gradi per il fatto di svegliarsi la mattina, ad esempio, perché prendono il massimo da ogni singolo giorno della loro vita, non danno mai nulla per scontato, imparano ad apprezzare la bellezza che sta intorno, che si può trovare in ogni cosa, magari non ci facciamo caso, ma camminando ci sono delle cose su cui concentrarsi, che belle, che sono un'espressione della bellezza, con la B maiuscola, in tantissime cose, dal più grande anche alle più piccole. Primo atteggiamento mentale è questo. Secondo atteggiamento mentale, secondo comportamento, è che ridono. È tipico di queste persone. Tendono a ridere, sarà banale, si dice che chi ride, però è così, queste persone tendono a ridere più degli altri. Il piacere del riso. Cioè, sanno che ridere ha su di loro dei benefici e magari lo fanno anche deliberatamente. Anche lo fanno come, no? Proprio per avere, aumentare questi benefici. Ridono anche di se stessi, quindi non si prendono molto troppo sul serio. A volte non prendono né se stessi né la vita troppo seriamente. Ridono, tendono a ironizzare e approfittano di ogni occasione per cercare di farsi quattro risate, sapendo che è positivo, no? Mi fa stare bene. Sono ottimisti. Ecco qua, questi sono ottimisti. E questo è un dato fatto magari costituzionale, no? No. Sono ottimisti, cercano di vedere il lato positivo di ogni situazione, cioè in ogni situazione c'è il lato positivo. Loro cercano di vedere quel lato positivo, mentre c'è qualche altro, non mi vedi soltanto la negatività. E loro cercano di vedere la positiva delle situazioni che sembrano negative, sembrerebbero negative, riescono a individuare almeno un lato positivo e si concentrano su quello. E così, no? Ecco come sembra la loro positività, aumenta e la irradiano. Può essere difficile da trovare, ma il lato positivo esiste sempre. Anche un fallimento, per esempio, uno falliscono, magari qualcuno si toglie la vita. Queste persone magari domani andrà meglio, ecco qua poi l'aspetto positivo. Il fatto di imparare qualcosa da un fallimento, da un errore, loro si concentrano su quello, magari l'opportunità di migliorare dopo un esame non passato, la prossima volta so che cosa devo fare, e così via. Riescono a trovare il positivo, no? Anche nelle cose che sembrano negative. Cose, diciamo, le segni della vita. L'altro comportamento, l'altro atteggiamento è che sono gentili. Sono gentili, rispettano sempre le altre persone. A differenza del contrario di quelli altri, quelli che emanano la carica negativa, che con la loro invidia, le loro mancanze, tendono a non rispettare, invece tendono a rispettare, sono gentili, tendenzialmente gentili. E quando possono tendono ad aiutare gli altri. Senza volere sempre qualcosa in cambio, sono gentili e
generosi, ecco, generosi. Questo è un altro atteggiamento tipico di queste persone. E anche per questo emanano energie positive, è chiaro, se una persona generosa non ti dà positività. Poi non smettono mai di imparare, cioè si aggiornano continuamente, sanno che c'è sempre qualcosa da imparare, da migliorarsi, si aggiornano sulle cose che riguardano sia il lavoro, ma anche le passioni, le cose belle, non soltanto l'aspetto lavorativo, le varie passioni, le hobby, si aggiornano per cercare sempre nuove cose da fare. Poi amano ciò che fanno. Hanno capito che la felicità non è fare ciò che si ama, perché non sempre è possibile fare ciò che si ama. Ma fare ciò che è possibile. Ma amare ciò che si fa. Amare ciò che si fa.